condannato senza alcun motivo a strisciare. Per potermi muovere o spostarmi da un posto all'altro. E pensare che tutti lodavano la mia bellezza è già dagli antichi tempi. Bellezza, simpatia, è il mio elegante modo di porgermi. Ed è stato il mio elegante modo e la mia capacità persuasiva a convincere i primi duellocchi che la storia ricordi nel giardino dell'Eo, a mangiare il frutto proibito dall'albero della sapienza e della saggezza. Non capisco perché a questo frutto diedero il nome di mela. Nonostante il grande libro non citi alcuna mela, limitandosi a raccontare di un albero i cui gustosissimi frutti donavano tanta saggezza a chi ne mangiava. Con l'uomo nasce la voglia di grandezza. E ad Adama ed Eva, nostri antenati, non bastò più vivere beatamente, godendosi la pace, le bellezze e la giustizia del paradiso. Decisero di emulare il loro creatore, se non superarlo in saggezza e grandezza. Ma la paura di Dio era pari alla loro voglia di grandezza e potenza. Sapevano che tutto potevano ottenere soltanto prendendo uno di quei frutti dall'albero. Ma Dio proibì in modo assoluto che ne venisse anche soltanto toccato. Ed ecco che intervengo io, il gran bel tenebroso serpente, dritto nell'aspetto e dagli occhi ammalianti. Mi ha mandato il gran capo degli inferi affinché turbassi l'equilibrio del regno di Dio. Approfittai della loro debolezza e dopo aver fatto ad Eva delle moine, fece in modo che Adamo, oltre ad avere il primato di essere il primo uomo, si aggiungesse anche quello di essere il primo. Ma rapita dal mio geniale modo di fare, Eva riuscì a convincere il più prudente Adamo a cogliere uno dei frutti dall'albero e di darne un morso. Tuoni e fulmini! Si scatenò un putiferio! La bellezza e postura fisica finendo a terra a strisciare per potermi muovere! Attenzione, signori! Anche strisciando io ci sono e sempre ci sarò a mettere scompiglio in ogni dove, a dividere dove c'è unione e a creare odio dove c'è amore.